Le ultime sette parole di Cristo, minestra di fede per cialtrone e strumenti antichi, un appassionante e brillante monologo in cui un cialtrone impersonato da Giovanni Scifoni accompagna con ironia lo spettatore in un itinerario attraverso parole importanti di cui spesso si è perso il senso, come peccato, misericordia, buona morte, il tutto attingendo alla grande tradizione della spiritualità cristiana, passando dai padri del deserto a Beda, il vulnerabile, dalle parole dei Vangeli della Passione, la grande letteratura russa di Dostoevskij. Un caso teatrale già dal 2010 che continua ancora a far parlare di sé nelle centinaia di repliche in tutta Italia. Sabato sera anche ad Andria per un evento della diocesi di Andria nell'anno giubilare della Sacra Spina. Vediamo. Le ultime sette parole di Cristo, minestra di fede per cialtrone e strumenti antichi. Si intitola così il suo spettacolo, ma di che cosa tratta? Parla di fede, di ateismo, di superstizione, di tutto ciò che, tutte quelle domande che chiunque si è fatto almeno una volta nella vita, e tutti i paradossi, le cose estremamente divertenti come la morte e la vita. Tutto questo attraverso la mia esperienza personale, tutte le persone che ho incontrato, le chiacchiere estenuanti su questi argomenti fatte con gli amici, attraverso le storie, che io colloco tutte all'interno di un'antica liturgia antichissima che si faceva, in cui venivano lette queste ultime sette frasi di Cristo da un vescovo, e poi il vescovo faceva queste sette omelie, io faccio questi sette racconti in cui a volte si incarna la parola di Cristo, a volte invece si disincarna, cioè si contraddice. Qual è il messaggio che vuole comunicare? Innanzitutto che anche un cialtrone come me può parlare di queste cose, e questo è un segno di grande speranza per tutti, cioè si può parlare di tutto, si può parlare anche di cose profondissime, sacre, esistenziali, ridendo si può fare tranquillamente, perché il riso è un elemento fondamentale della serietà. Senza anticipare nulla, qual è il passaggio di questo spettacolo che più le sta a cuore? Beh, quando parlo di una mia amica che ha avuto un'esperienza molto, molto pesante che mi ha cambiato la vita. Thank you.